E bella a tutti amici, User Result 99, siamo qua tornati con la nostra creation game su FIFA 21. Ovviamente, come vi ricordo già da qualche video, le nostre creazioni sul 21 sono replicabili in maniera praticamente uguale anche su FIFA 22 e su FIFA 20, quindi direi che sono video di totale attualità. Vi ricordo prima di iniziare di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, in modo da non perdervi nessun nuovo contenuto che uscirà più avanti. Spero poi prima o poi di passare all'edizione successiva di FIFA 21, ma intanto lavoriamo su questo. Oggi, come avete letto dal titolo, dalla descrizione, vi mostro come creare Marko Lazetic, il giocatore che è passato al Milan dallo Stella Rossa negli ultimi giorni di mercato. Io vi anticipo che sto registrando questo video prima dell'ufficialità del passaggio di Lazetic al Milan, quindi un video che sto registrando prima, quindi mi auguro che poi il trasferimento avvenga e poi ovviamente tutto il resto. Bando alle ciance, ragazzi, passiamo alla creazione di Marko Lazetic. Nome Marco, cognome Lazetic, nome sulla divisa Lazetic. Ho messo in questo momento il numero 28, che è quello che ha nella stella rossa. Poi ovviamente quando passerà ufficialmente al Milan lo cambierete. È serbo, Milan, in quanto appunto la stella rossa non c'è, comunque il passato dovrebbe essere ormai ufficiale. È nato il 22 gennaio, quindi pochissimi giorni fa. E ovviamente un classe 2004 non c'è, e quindi mettiamo 2002. Fisico imponentissimo, 1,92 m per 82 kg, quindi davvero uno stallone, lo definiscono il nuovo Vlahovic. Profilo tecnico è un attaccante centrale, una prima punta, piede destro. Attributi: cross, attacco 40, 70, 65, 65, 55, 3, difesa 25, 20. Abilità 65, 55, 40, 55, 70. Potenza 70, 60, 55, 75, 70. Movimento 65, 65, 55, 65, 60. E poi mentalità 55, 40, 70, 65 e 70. Questo per quanto riguarda gli attributi di Marko Lazetic. Attributi molto generali, ho visto qualche suo video, qualche highlight, ho letto qualcosa sul giocatore. Non ho voluto mettere attributi troppo altissimi perché appunto è comunque un classe 2004, quindi avrà tutto il tempo di crescere. Passiamo alla creazione della testa. Come modello utilizziamo questo qui. Tono e carnagione, restando nella prima slide, andiamo a prendere questa carnagione chiara. Sopracciglia, scegliamo il secondo modello disponibile che andiamo a trasformare in questo modo. Occhi, prendiamo il secondo modello disponibile e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso al naso, scegliamo partendo dall'inizio questo modello qua e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso alla bocca. Andiamo nell'ultimo modello disponibile dell'ultima fila e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo a guance e mascella, scegliamo il primo modello in assoluto e lo andiamo a trasformare in questo modo. Guardate anche la pienezza. Mento, utilizziamo questo mento qua, quindi il penultimo della prima fila, e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso alle orecchie, scegliamo l'ultimo modello della prima fila, che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo ai capelli adesso. Dei capelli un po' particolari, ho optato, anzi partiamo dal fondo, quindi per questo modello qua, quindi un po' una via di mezzo dei capelli che ha ovviamente colore. Possiamo lasciare tranquillamente il castano scuro, potremmo forse anche mettere, ma questo forse è troppo chiaro, direi di lasciare il nero. Passiamo adesso alla barba, abbiamo
partendo dal fondo, un po' di barba, diciamo, molto corta, insomma, molto tagliata, e la possiamo lasciare in questo modo. Quindi, ragazzi, questo per quanto riguarda la Creation Game di Marco Lazetic, il nuovo, almeno credo, giocatore del Milan, perché appunto sto registrando il video in anticipo rispetto all'ufficialità che ancora non è arrivata in questi momenti. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like, di commentare, condividere e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ci tengo tantissimo. E ovviamente ne va poi anche del nostro percorso, delle nostre creazioni adesso, del passato, del presente e del futuro. Vi ricordo di consigliarmi anche altri giocatori, altri allenatori che vorreste trovare su FIFA. E vi ricordo un'altra volta che le nostre creazioni su FIFA 21 possono essere replicate anche sul 22 e sul 20 in maniera praticamente uguale. Quindi ragazzi, il video termina qua, spero vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento e soprattutto vi sia interessato. Qui con me Marco Lazetic, da RGiuz99 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!